Ad accompagnare l'ingresso degli studenti del liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria nel nuovo anno scolastico, questa scritta che campeggia sulla facciata dell'immobile «Vogliamo le aule». Da tempo infatti si parla dell'ampliamento dell'edificio di via Cinzio Violante, che attualmente ospita solo le classi del triennio, perché questa struttura, costruita nel 1994, è nata già piccola e incapace di accogliere anche gli studenti del biennio, costretti loro malgrado insieme agli studenti che fanno la spola tra le due sedi a fare lezioni in un capannone industriale su via Barletta, che funge da succursale. Nel mese di giugno l'assessore provinciale all'edilizia della BAT Campana e l'assessore all'urbanistica di Andria di Noia annunciavano, a seguito di un incontro tenutosi presso gli uffici dell'edilizia scolastica della provincia di Bari, l'imminente partenza dei lavori di ampliamento. Da allora sono trascorsi circa 4 mesi, ma ad oggi nessun camion, nessuna pala meccanica o gru all'orizzonte. È una situazione veramente assurda, kafkiana l'abbiamo definita, in quanto c'è un progetto già pronto, c'è un finanziamento della provincia di Bari, però l'ampliamento di 18 aule non c'è. C'è un rimpallo di responsabilità, anche se il comune di Andria ha detto che ha riferito che per quanto riguarda loro tutto è stato chiarito, però dalla provincia di Bari non abbiamo ancora un chiarimento. È una situazione assurda perché, come ben si sa, il liceo scientifico è diviso in due plessi e nell'edificio centrale di via Cinzio Violante abbiamo più classi di aule, per cui le classi ruotano e occupano laboratori, palestre e tutto, quindi è una situazione insostenibile, ma si potrebbe ancora stringere i denti e andare avanti se avessimo la certezza che l'edificio nuovo, l'ampliamento, venga realizzato. È assurdo che, pur stando tutti gli elementi necessari, progetto e soldi, non si riesca a realizzare. Ecco, quali sono proprio i problemi ostativi, insomma, a questo iter che non parte? E il punto è proprio questo, cioè non si riesce a capire qual è. E pare che sia un accordo che debba verificarsi, un accordo ufficiale fra comune e provincia. Però il comune ritiene che con una conferenza di servizio di aver dato l'ok a tutto. E quindi la provincia, che in realtà a suo tempo aveva chiesto il permesso di costruire, dovrebbe partire. E ripetiamo, si tratta evidentemente di un cavillo che si può superare. E a tal proposito, il 1° ottobre il preside di questa scuola, il professor Filannino, ha convocato in pratica un incontro con tutti gli enti locali per cercare di avere una visione complessiva della vicenda e cercare di risolvere.